Dopo le accese polemiche, dopo le dimissioni ritirate dal comandante della Polizia Municipale Bezzon, tutto sembra rientrato, la guerra dei monopattini sembra finita, pace fatta. L'ordinanza del comune, insomma, ha fatto chiarezza sul corretto utilizzo, quindi questa sperimentazione è ufficialmente partita. Possono stare Sì, tranquilli adesso i monopattinisti. assolutamente sì. È partita finalmente, noi ci tenevamo molto, anche perché negli ultimi anni si vedono sulle strade, sono visti sulle strade questo, diciamo, nuovi veicoli, possiamo chiamarli così, nuovi mezzi che vanno a sostituire un po' le auto private nelle città. Quindi poi questo è un grande avvento per noi, perché le nostre città sono molto inquinate a livelli atmosferici, ma anche e soprattutto a livello di spazio. Ecco, Quindi, Torino tra l'altro figura sempre maglia nera, no, dell'inquinamento. Assolutamente sì, quindi dobbiamo promuovere in qualche modo tutto quello che, come dicevo, porta via auto dalle città. E devo dire che una delle novità da me da amministratore locale è proprio questa, cioè il popolo dei ciclisti non è il popolo dei monopattinisti. Chi sceglie il monopattino di solito sono persone che usano l'auto e che hanno finalmente scelto di usare un modo più sostenibile per andare a lavorare o comunque per circolare per la città.